Dal suo punto di vista, come utilizzare le tecnologie di frontiera per aumentare le difese cyber? Beh, oggi ne vediamo diverse sulla stessa curva di accelerazione. Ne cito alcune sulle quali stiamo lavorando. Indubbiamente l'intelligenza artificiale, indubbiamente la realtà estesa, la computazione quantistica è un pelo indietro, ma nei prossimi anni subirà una forte accelerazione, e aggiungerei la robotica. La convergenza, l'integrazione e l'adozione combinata di queste diverse tecnologie amplifica notevolmente il potenziale, portando grandissime opportunità, ma al contempo minacce dalle quali non è semplice difendersi. Diventa duplice il paradigma da applicare, poiché da una parte queste tecnologie devono essere protette, noi usiamo dire by design e by default, progettualmente, e affinché se dovessero fallire, falliscano in sicurezza, fallissero in sicurezza. Dall'altra parte devono essere strumenti essi stessi della sicurezza affinché possa rendersi più efficace proprio per contrastare nel momento in cui venissero utilizzate per fini illegittimi. Questa integrazione è oggetto di approfondimento e tutte le evoluzioni delle piattaforme di servizio con i cataloghi associati vanno in questa direzione. I nostri centri operativi di sicurezza sono alimentati da motori di intelligenza artificiale, così come i nostri sistemi, i sistemi che progettiamo per la difesa, la protezione, la prevenzione, le misure reattive, le contromisure per i sistemi di controllo industriale hanno motori di regole e intelligenza artificiale che migliora, potenzia le capacità e l'efficacia delle difese. L'attuale crittografia sembra sia minacciata dall'arrivo del quantum computing. Come proteggersi da questa minaccia? Tecnicamente lo è vulnerabile e la vera minaccia della quale non si ha una chiara contezza dell'impatto è proprio questa, ovvero algoritmi attuali sappiamo non essere adeguati per cifrare contenuti, sia di informazioni immagazzinate, sia di informazioni in transito, sia di informazioni in uso, e sia già chiara la ricetta per renderli adeguati, nel senso si conoscono algoritmi noti come Quantum Safe, Quantum Resistant, sono già stati selezionati e identificati più robusti, capaci di mitigare questa minaccia. E tuttavia, fin quando questi algoritmi non saranno sostituiti, la vulnerabilità rimane e l'impatto più grave potrebbe essere relativo a tutte quelle informazioni che meritano di essere classificate come segrete per sempre. E ci sono diversi contesti, non solo nel mondo classificato, anche nel mondo del business, no? Di dati che hanno una valenza e una portata tale che devono rimanere riservate e confidenziali per sempre o per periodi, diciamo, non stimabili o comunque dei decenni o dei ventenni. Ecco, queste informazioni oggi, laddove fossero state intercettate con tecniche di attacco, sniffing o esfiltrate, con tecniche diverse, ancorché tuttora inintellegibili, perché un'informazione portata via, inintellegibile, non è sfruttabile, ma non è sfruttabile la data, con l'avvento di semplicemente capacità computazionale e quantistica di sistemi che sono praticamente oggi in roadmap, perché tra qualche anno avranno la possibilità di utilizzare degli algoritmi noti, già studiati e capaci di rompere questi schemi di cifratura. Ecco, questo scenario renderebbe queste informazioni da inintellegibili a intellegibili, potendo portare in realtà gravi minacce nel momento in cui fossero rese note. Questo sostanzialmente è un tema a cuore di molti e che oggi non rende chiaro il contesto proprio da un punto di vista di esposizione alla minaccia, perché non si ha una chiara evidenza di quante e quali
anche in termini di volume, di tali informazioni potrebbero essere state in qualche modo intercettate e archiviate altrove. L'intelligenza artificiale non ancora citata, ma fa da sfondo a quanto detto. Accenture in che modo la sta utilizzando e in quali settori? Intelligenza artificiale, specie reti neurali basate sul machine learning, sul deep learning, dei nuovi modelli, quindi large language model, oggi si sono praticamente standardizzate e hanno anche, diciamo, un catalogo pubblico noto, con la possibilità di servizi, intendo, di poter essere personalizzate e di poter essere utilizzate in un regime aperto, open source, e di poter essere, diciamo, addestrate per i propri fini. Quello che vediamo, diciamo, in un futuro imminente, che io ritengo essere già presente, è l'adozione di nuovi modelli, nuovi paradigmi per rendere, diciamo, intelligenza artificiale come modello una sorta di killer app che ne amplificherà la diffusione. Faccio riferimento a dei modelli che noi chiamiamo ad agenti multipli, che di fatto prevedono diversi agenti di intelligenza artificiale supervisionati e orchestrati, che di fatto sono in condizione di sostituire un intero catalogo servizi, un intero modello di servizi, un modello operativo, i flussi di lavoro e anche le competenze, in un modo che in qualche modo è già disciplinato, esiste già una dottrina. Ogni singolo agente di questo ecosistema orchestrato e supervisionato di fatto viene adeguatamente addestrato per svolgere le proprie mansioni come se fosse un esperto di una particolare materia. Ad esempio, nel campo della sicurezza informatica, questo è un esercizio che si svolge sugli operatori di un Security Operation Center per le loro diverse mansioni e i loro livelli nella piramide, che è anche una piramide di competenze. E, oltre ad essere addestrati, questi agenti hanno a disposizione quelle oggi note come RAG, the Retrieval Augmented Generation Matrix, delle matrici che contengono delle informazioni di contesto molto aggiornate, capaci di essere aggiornati praticamente in tempo reale, che rappresentano una contestualizzazione tale da arricchire il prompt, quindi l'input che in qualche modo arriva al modello dell'intelligenza artificiale, affinché possa essere generata una model response, una risposta sempre più efficace. In ultimo, ma non in ultimo, perché di fatto rappresentano gli strumenti con i quali l'intelligenza artificiale è capace di muoversi in un mondo digitale, ma anche in un mondo fisico, e in qualunque dinamica, partendo dal mondo fisico, ad esempio attraverso sensori, attuatori e trasduttori che rilevano segnali, li trasformano in un input che è un prompt per l'intelligenza artificiale, ma anche al contrario, ad esempio con un input che genera un'azione che poi è applicata in un contesto operativo di sicurezza fisica, ad esempio, o di impianto di controllo industriale. Ecco, un insieme di strumenti in termini di software, in termini di middleware, in termini di firmware, può essere reso disponibile all'intelligenza artificiale attraverso questo sottocomponente, questo sottosistema che chiamiamo agente, e che fa sì che l'intelligenza artificiale, qualunque sia il large language model che ha dietro, possa utilizzare per eseguire azioni. Quindi la model response è sostanzialmente consapevole del fatto che ha un set di strumenti che può utilizzare. Questi strumenti possono eseguire attività di natura digitale, ma anche di natura fisica nel mondo reale. Ecco, la combinazione, l'adozione di queste tre componenti consente un passo evolutivo che a tutti gli effetti è un salto quantico e francamente farà la differenza, a mio avviso, già dai prossimi mesi.